Meloni in difficoltà, Conte e Schlein contro la Premier. Giuseppe Conte, alla guida del Movimento 5 Stelle, apre a una collaborazione con Elly Schlein del Partito Democratico, mettendo da parte le precedenti divergenze in nome di un obiettivo comune, contrastare l'attuale governo guidato da Giorgia Meloni. Questo cambio di strategia si manifesta chiaramente in vista delle elezioni regionali in Sardegna, dove i due leader politici sembrano intenzionati a formare un fronte unito per tentare di sconfiggere il centrodestra al potere. Conte, in un'intervista rilasciata a Repubblica, evidenzia l'importanza di un patto serio con il PD, sottolineando la necessità di un progetto concreto e autentico, piuttosto che una semplice alleanza elettorale motivata dall'ambizione di potere. Il leader del Movimento 5 Stelle si distacca dalle precedenti accuse di ambiguità mosse nei confronti del PD, in particolare riguardo la politica estera, e si presenta come un pacifista pronto a collaborare con Schlein per un obiettivo superiore. L'impegno congiunto si focalizza sulla candidatura di Alessandra Todde, vicepresidente dell'M5S, alla presidenza della Regione Sardegna. Conte e Schlein, nonostante le differenze passate, sembrano ora pronti a supportare insieme la candidata, rappresentando una sfida credibile, competente e onesta contro il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, candidato del centrodestra. La volontà di sedersi a un tavolo per discutere e trovare una sintesi tra le posizioni diverse emerge come un elemento chiave per superare le divisioni interne e affrontare uniti le prossime sfide politiche. Questo approccio riflette un tentativo di costruire una coalizione solida in grado di presentarsi come alternativa al governo di Meloni, nonostante le divergenze sui principali dossier politici, dalla gestione degli affari interni alle politiche internazionali. La possibilità di un comizio congiunto tra Conte e Schlein, a sostegno di Alessandra Todde, rappresenterebbe un segnale forte di unità e coesione all'interno del campo progressista, mettendo in luce una strategia comune per affrontare le elezioni regionali in Sardegna come un primo passo verso obiettivi politici più ampi. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!